Angelica, Vittoria, Marie, Monetizia, Leo, my name's James. Why did you make it so weird? Why are you making it so serious? Posso fare un po' italiano in inglese? Vivo a Londra da 3 settimane e mezzo. Ho vissuto 2 anni a Parigi, 5 mesi a New York e 18 anni a Roma. Ich lebe hier seit Anfang September, also seit einem halben Jahr ungefähr. Vivo qua a Londra da 2 anni. Quasi due anni. I'm 20 years old from Australia, but I lived in Zurich for most of my childhood. Es tagad dzīvo Londonā jau kāds 9,5 gadus. Un es pirms tam dzīvoju Rīgā, es pārvācos 13 gadu vecumā, un tagad esmu šeit. Allora, ho vissuto in molti paesi. Sono nata in Tunisia, poi mi sono trasferita a Roma, poi a Vancouver, poi a Londra, poi di nuovo a Roma ho finito liceo e poi sono tornata qua a studiare all'università. I lived in Watford and then I've also lived in Lincolnshire twice, like two separate occasions. I've lived in Canada, in Toronto, I've lived in Washington DC. I currently live in Germany, sort of right on the Dutch border. Yeah, in a place called Waterspark, currently in Lincolnshire. Et oui, ça fait 3 ans que j'habite ici à Londres. Avant, j'habitais au Luxembourg, donc c'est assez différent, mais c'est super. Il primo giorno che sono arrivata a Londra, venendo qua a un'età molto giovane, tutti dicevano che Londra a 18 anni era una cosa infattibile, che era troppo grande e ti sentivi molto solo. Quindi un po' avevo questa paura. Es te īsti negribu būt, gribu braukt atpakaļ uz Rīgu, bet tagad es gatavojos pabeigt šo gadu universitātē, mācīties maģistru nākamu gadu Londonā un arī te turpmāk strādāt. Besonders im Bankenviertel, alle mit Uniform und Anzug, ein bisschen monoton, aber jetzt hat sich die Situation verbessert und ich bin mehr mit Studis und schon sehr cool. Non me lo ricordo. Ti dico, inizialmente ero venuto a Londra, tipo 7 anni fa, per la prima volta, e non mi era piaciuta per niente. La odiavo con tutto il cuore, non mi trovavo bene, non capivo niente, la metro non capivo dove dovevo andare. Perché poi arrivi alla fermata che passa la metro, ma magari non è quella, perché è una linea diversa. And it was sort of like just busy, because you obviously come from outside, and it's all like quiet, and then suddenly it's everyone. Et c'est un peu ça aussi qui m'a attirée à cette ville, c'était tout simplement vraiment quelque part de hyper multiculturel, il y avait plein de choses et que c'était en fait une ville énorme et avec une diversité époustouflante vraiment. En venant de Luxembourg, c'était un peu une bulle, donc j'avais un peu envie de changer complètement d'environnement. No, allora devo ammettere che ho lasciato parte del mio cuore qua da adolescente. Quindi per me tornare qua sembrava tipo quasi un sogno. L'unica cosa è che forse Londra è diventata molto più caotica. Cioè, viverla da sola, o come studente, o come, you know, as individual, viverla, you know, fending for yourself, senza una famiglia, con quelle spalle, è molto più stressante di quanto avrei pensato. Però è sempre bello. I feel like now that I live here, it doesn't feel quite so big, even though I kind of have explored more of it now, but now I kind of appreciate how there's all like the different little boroughs and how each of the areas is so different, whereas it used to just be like this massive, like, kind of one city, you know? My favorite place in London is probably tutta la strada dall'inizio di Cromwell Road alla fine di Cromwell Road, passando tra Bolton Gardens, Cresswell Gardens, Strait and Arms, arrivi fino a South Kensington. South Kensington c'è il vivaio davanti alla stazione, cioè il fioraio davanti alla stazione. Poi you keep walking, there's Exhibition Road, c'è il Natural History Museum, Science Museum, Hyde Park. If only I were rich enough to live there. Il mio letto. Oh, which one am I gonna pick? To live or to be? In London, right? So I think the first place that pops into my mind is English. Oh,
es droši vien izvēlētos... Forse la metro quando è vuota. Covent Garden. Well, Covent Garden, where I live, I love Seven Dials. There's so many little like cafes and restaurants. Even though it's kind of very like central, it doesn't feel so sort of overwhelming and busy. Allora, a Shoreditch, lì vicino, c'è un parco. Non so se sei stata. E pieno di divani, case, serre, tutte fatte da materiali riciclati, tipo da bottiglie di plastica. Graffiti su pezzi di legno, ma cose anche bellissime, super interessanti. Non penso sia il mio posto preferito, però è interessante, cioè tu prendi la metro 45 minuti, sei lì e cioè, ti sembra di stare, capito, anche a 3 ore da Londra. I also love West London when I actually kind of go further out of the city, like West Bondgrove. It's nice just to kind of have a relaxing day and again sort of escape like the bustle from London. I think one of my favourites I've been to a lot is Primrose Hill. And I quite like it at night especially, but it's good like day and night. And you can go like things like fireworks night, and it's just fireworks over the whole thing. Franchement, en fait, c'est rien. Habiter ici, c'est une chose, mais aussi juste aller dans les cafés ici, les restaurants, les galeries. Il y a plein de petites galeries partout, de petites boutiques et tout. Et c'est vraiment un quartier qui me plaît beaucoup parce qu'il y a un sens de communauté ici. I quite like walking across Waterloo Bridge because then you sort of go across and you just look over all the like skyline, right? I was like, wow, what's that? There's this place near here, and near King's Cross, where there's a little bookstore that's on a little canal barge. And you go inside, it's all like nice inside. Ein Pub. Dove caso, wo wir mit dem Sportteam nach dem Wasserball-Training hingehen. Und wir auch sehr nah, wenn wir zu Hause sind. Also optimal. Beh, quello che amo più di Londra è il fatto che qualsiasi cosa vuoi fare, lo puoi fare. Che ne so, ora vado a fare tai chai. Che se lo dica la gente neanche sa che è. Beh, poi ci stanno un sacco di mostre che a cui non vado, però. Ci sta un po' per tutti. No, mi piace passeggiare. Tipo, aimlessly. Cioè, non per forza devo uscire con in mente tipo ok, devo fare questo, questo, questo. Il weekend invece devo dire che mi piace uscire di casa magari senza sapere cosa vado a fare. Magari ho un'idea tipo ok, oggi voglio andare a Camden a fare un giro al mercato e poi vedere dove mi porta. Secondo me di una città fanno tantissimo le persone che ci sono. E quindi mi sono trovata subito bene. Diciamo che sono arrivata qua e mi sono sentita subito a casa, stranamente. Io dico sempre che secondo me se tu in un posto ti puoi perdere, però comunque stai bene, allora è il posto per te. E qui mi sono persa e ho detto, vabbè, sai che c'è? Mi si era spento il telefono. Vabbè, giro, in modo lo trovo. Sono qua da poco, sono qua da poco meno di un mese. Però posso dire di sentirmi a casa. I don't think I want to stay in London. Out of London and New York, a great idea to study abroad. I definitely feel more like in my place when I'm in New York. Like I wouldn't be surprised if I came back one day, but Però sì, potrebbe essere una città interessante in cui vivere, magari non invecchiare, però. Perché no? Beh, perché invecchiare vuoi stare in un posto piccolo in Italia. Che c'è la tua gang che scendi giù a fare colazione. Overall, when I leave, mi manca, quindi qualcosa, cioè, che mi attrae, you know? È pieno di opportunità, è pieno di cose da fare. E in un modo o nell'altro ti riesci sempre a tenere busy. Quindi quando torni a casa è come dire, tipo, è finita un'altra giornata piena di cose.
posso tornare a casa, buttarmi sul, you know, divano, look out, and be like, oh, you know, I'm in London, però I love it, cioè, sto a casa. Jā, ja man jādomā par savu mīļāko vietu, un pirmā, kas man ienāca prātā, bija ģimenes māja Latvijā. Un es tur uzaugu, un tā māja ir vienkārši īpaši mūsu ģimenē, tāpēc, ka man vecāki viņu uzcēla no nulas, un es tur uzaugu ar saviem brāļiem. Un tā māja ir vienmēr būs man mīļākā vieta. Katru reizi, kad es tur esmu, tad man ir tāda miera sajūta. Nu, viss kaut kādas ģimenes lietas mājā. Es domāju, ka tā noteikti ir mīļākā vieta. The Riverland, which is like a country town in Australia, like where a lot of my family is from. It's along a river and yeah, it's one of my I could never live there, but it's one of my favorite places to be. Boy. Città del Capo in Sudafrica. Beh, forse la Sardegna. La Sardegna, però io ho bisogno, cioè a me piace viaggiare, non posso avere un posto preferito e non mi immagino vivere in un posto. Cioè ho proprio questo bisogno di andare in posti nuovi. Mein Lieblingsplatz auf der Welt ist ein kleines Restaurant im Zentrum Roms, das Nino heißt, weil ich da mit meinem Opa hingegangen bin oft. Und wenn ich jetzt dahin gehe, denke ich an ihn, denke an die Zukunft und man isst gut. Ich verbinde sehr viele Erinnerungen damit und ich glaube, es wird auch mein Lieblingsplatz bleiben für die ganze Weile. Dove appartengo? Non lo so. Cioè, nel senso che devo ancora scoprirlo, forse. Damn, that's a good question. Con la mentalità giusta, qualsiasi posto può essere il tuo posto del mondo. Tāpēc, ka es gandrīz pusi savu dzīvi esmu pavadījis Latvijā un pusi Anglijā. Un man ir tāda sajūta, ka mana sirds vēl ir Latvijā, manas mājas ir Latvijā, un tā vienmēr būs. Un es tur atgriezīšos katru gadu, cik vien daudz es varu. Bet es domāju, ka es vienmēr gribēšu dzīvot starptautiskā vidē, piemēram, Londonā. Avendo vissuto in così tanti posti diversi, ti dico che è ancora un mio, you know, punto di interrogazione, punto di domanda. I feel è strano perché when most of your family doesn't live here, è tipo, è strano pensare che ci appartieni da sola. Cioè, come tipo iniziare una nuova, tipo, un nuovo capitolo nella tua vita senza, like, part of something that was much, you know, that was, you know, tipo the entirety of your altri capitoli. Default is Australia. I only lived there for a year, but we used to go back like super often, and I feel like that's one place where whenever I do go back, like I do feel so at home because my family is there, and like I very much like identify with kind of like the lifestyle and the culture. In terms of where I may or may not like to live, like belong in that way, I definitely, again, like want to go back to Australia after uni because I never lived there and I feel like I need to feel that out to see if it is like where I really belong. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht in den Norden. Ich mag das kalte Wetter nicht so sehr. Also eher so südlich von den Alpen und am besten am Meer und nicht in einer Großstadt, sondern wahrscheinlich Countryside, am Meer. Per ora sempre Roma. Sì. Sì. Cioè, per me Roma, come penso per tutti i romani, cioè, rimarrà sempre qui. Però è inutile anche che lo spiego, cioè, chiunque di Roma che sta guardando questa cosa può capire. Penso, non è anche difficile spiegarlo, capito? Où est-ce que j'appartiens? Londres, pour moi, ça a été l'endroit où je me suis sentie le plus chez moi. Ou à la maison, parce que il y a une ouverture ici que je n'avais pas en grandissant au Luxembourg. Et je sais pas, je pense que cette ouverture m'a permis aussi d'apprendre à me connaître et à mieux connaître les autres et les choses comme ça. Mais c'est aussi un endroit où je me suis sentie plus acceptée et où j'avais pas besoin de rentrer vraiment dans un moule très particulier. Je me sens bien ici, tout simplement. Because I don't tend to have a massive attachment to one place.
because I've lived around, but anytime I'm there with like my family especially, or just like really close friends, that's what I feel like. That's where I'm happy, that's where I belong. Thank you.